Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Era comparsa la notizia che Gentiloni, l'ex presidente del Consiglio del PD, ora in Europa, avesse comunque fatto percepire, fatto presente al governo che forse bisognava aumentare l'IMU delle case per chi guadagna una certa cifra. Lui adesso smentisce, dice notizie false, quella era una raccomandazione del 2017, adesso bisogna solo seguire le raccomandazioni del 2019-2020. Forse lo ha fatto per non imbarazzare il governo, dice Salvini, ma intanto da Fratelli d'Italia dicono questo: ad un passo dal baratro, il PD e il Movimento 5 Stelle propongono la reintroduzione dell'IMU sulla prima casa. È una follia degna di un governo anti-italiano. Questa loro pazzia va fermata prima che sia troppo tardi per salvare l'economia nazionale e le tante famiglie sul lastrico, dice il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. Come spiegato dal portavoce del commissario Gentiloni, invece rispondono dalla sinistra, non c'è alcuna richiesta o raccomandazione europea al governo italiano sulla tassazione della casa. Si tratta dell'ennesima notizia falsa messa in giro da una destra ormai che si nutre solo di paure e bugie e che resta incapace di elaborare una sola proposta concreta di governo. Momento, fermiamoci qua, poi proseguiamo. La destra, che poi è centrodestra, che si nutre solo di paure e bugie. In realtà non è vero, ma soprattutto che non è in grado, no? Che non è in grado di fare nessuna proposta concreta di governo. In realtà il centrodestra, non la destra, il centrodestra ha fatto in questi mesi migliaia di proposte arrivate da Forza Italia, da Fratelli d'Italia e dalla Lega, migliaia. Sono state cestinate senza neanche essere guardate. C'è stato anche poi un finto confronto, un finto tavolo tra il governo e l'opposizione perché Mattarella insisteva con Conte, bisogna parlare con le opposizioni, insisteva anche Zingaretti perché insisteva? Per pararsi, nel senso. Visto che qua tutto va male, coinvolgiamo anche le opposizioni, così poi quando va male non ci possono accusare perché sono stati anche loro nei tavoli. Ma anche questo non è funzionato, tutto finto, non è stata ascoltata, il centrodestra non è stato ascoltato dal governo su nulla e su niente. Quindi quello che dicono le vere loro dicono si nutre solo di paure e bugie, ma la bugia è proprio quelle che stiamo ascoltando. Il centrodestra, dice la sinistra, resta incapace di elaborare una sola proposta concreta di governo. In realtà questa è una falsità grandissima. E poi aggiungono, approfittiamo per ringraziare il commissario Gentiloni per l'ottimo lavoro svolto sul Recovery Fund che ha portato in Italia ben 209 miliardi da investire. Bene. Che ha portato in Italia realmente ancora questi soldi non sono arrivati. Sono una promessa, vedremo quanti ne arriveranno e quando arriveranno. E poi i 209 miliardi, attenzione, non è un merito di Gentiloni o Conte. Parliamoci chiaro, in Europa hanno fatto delle riunioni senza l'Italia, dicendo dobbiamo dare all'Italia più soldi di tutti, più soldi che agli altri paesi, perché questi qui sono mezzi falliti. Questo è un grande paese economicamente, sull'orlo del fallimento. La loro economia è fatta solo di debiti, debiti su debiti. O gli diamo i soldi o questi ci fanno un casino fallendo che salta l'Europa. E quindi avevano deciso di darci anche più soldi di quelli che erano previsti. Vi ricordate che nell'ultima trattativa magicamente per gli altri i soldi erano diminuiti e per l'Italia erano aumentati. Quindi altro che merito di Gentiloni e di Conte. Qui si sono parlati, hanno detto diamogli sti soldi, sennò questi ci falliscono. Altro che merito di Gentiloni, gli abbiamo fatto pena e paura. Più paura forse che pena. Quindi
E poi aggiungono, sentite, se in Europa ci fossero stati Salvini e la Meloni con le loro destre anti-europeiste, ora l'Italia si troverebbe sull'orlo di una catastrofe, replica Pietro Bussolati, responsabile imprese della segreteria nazionale del PD. Quindi lo stesso che diceva che il centrodestra parla di bugie e paure, vedete che la bugia l'ha detta lui. Non una sola proposta di governo, una menzogna. E poi parla di cose che non sono mai esistite. Voi capite che c'è un'area di governo che suppone se ci fossero stati loro, no? Al governo, se ci fosse stato lui, Salvini, sul se ci fosse stato. Quindi mi ricordo c'era una frase che definiva perfettamente un processo alle intenzioni. In questo caso è un processo a quello che sarebbe successo, avete capito? Cioè, non sapendo come attaccare il centrodestra su temi concreti, fanno dei processi a cose che non sono mai avvenute. Se ci fosse stato Salvini e la Meloni, l'Italia si troverebbe sull'orlo di una catastrofe. In realtà, noi non sappiamo quello che sarebbe successo se ci fosse stato Meloni e Salvini. Non lo sappiamo. Io credo che questa emergenza sarebbe stata gestita in un modo migliore, migliore. Però è una mia opinione personale. Mentre loro sono convinti che dal governo, cioè, il centrodestra non ha nessuna proposta di governo, parlano solo di paure e che se ci fossero stati loro, il processo alle intenzioni, il processo a qualcosa che non è mai accaduto, incredibile ma vero, eh? Un'area di governo che non ha argomenti processa il centrodestra su qualcosa che non ha mai fatto, se ci fossero stati loro, no? Interessante, eh? Queste nuove linee di accusa a qualcosa che non è esistito, no? Questo è l'inizio di una nuova deriva dell'insulto verso il centrodestra. E così, come vi dicevo, Gentiloni dice: ma non c'è alcuna richiesta o raccomandazione europea al governo italiano sulla tassazione della casa. E Salvini dice: roba da matti, roba da matti. Gentiloni smentisce Gentiloni, prima teorizza l'IMU sulla prima casa, ora fa retromarcia per non imbarazzare Conte, PD, 5 Stelle. Secondo me è proprio quello che è successo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.